anche chiamato Daesh, l'acronimo arabo, imposta tutta la sua campagna propagandistica e quindi finalizzata al terrorismo e a spaventare l'Occidente, ma non solo l'Occidente, anche tutti coloro che non sposano la propria visione sulla comunicazione. Il fenomeno di Daesh, quindi la sua propaganda, è diretta ad un pubblico molto molto giovane. Come può rispondere l'Occidente a questa propaganda? Con una contropropaganda. Basata su che cosa? Basata prima di tutto sulle comunità islamiche, quindi che siano loro i principali attori di contropropaganda. L'ISIS nasce in modo ambiguo, con finanziamenti che alcuni attribuiscono a paesi molto alleati dell'Occidente, come del Golfo, paesi del Golfo in modo particolare. L'ISIS lavora molto di più, non lavora nelle moschee, non lavora nella comunità musulmana più di quanto lavora sui social network, che sono poi, diciamo, una creazione occidentale. Usa gli strumenti anche dell'Occidente per una guerra che pretendono santa, che è una guerra invece sporca, una guerra che è una guerra all'Islam, una guerra ai principi dell'Islam, una guerra ai musulmani innanzitutto. È la sfida di questo tempo, questo del dialogo e della convivenza tra le tante tradizioni religiose. La sfida soprattutto in riferimento all'Islam, alla presenza delle comunità, dei luoghi di culto, delle moschee. A Torino c'è anche il progetto del premio Panikkar, Raimon Panikkar, da assegnare una figura che a livello internazionale abbia onorato esattamente il dialogo. Le figure che noi stiamo considerando e che stiamo pensando oggetto di questo premio, secondo noi, devono riguardare esattamente il mondo dell'Islam. E l'onorare all'interno dell'Islam le figure che hanno contribuito alla convivenza, alla pacificazione, al dialogo, che sono esattamente da considerare e da onorare.